Siamo a Canino, una città dell'olio, una delle città importanti a livello nazionale, sulle 350 città dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio. E non solo, è anche la città capofila dell'Associazione Strada dell'Olio DOP Canino, che conta 8 comuni nella provincia di Viterbo, dove insiste l'olio a denominazione di origine protetta, un disciplinare tra i primi a livello nazionale che regola la raccolta, la trasformazione e la diffusione dell'olio di qualità riconosciuto a livello europeo. È una città che si trova tra il mare e la montagna, in una posizione strategica, anche vicino al lago di Bolsena, a circa un'ora dalla capitale, da Roma. È una città che conta la storia, un ambiente favoloso, ma anche una cultura ereditata dagli Etruschi. La gens Caninia è la prima famiglia che ritroviamo come origine di questa cittadina. E poi però abbiamo la storia anche di Papa Paolo III, nasce a Canino, e successivamente anche Luciano Bonaparte dimora in questa cittadina dell'Alto Viterbese. Quindi una storia importante dove le tracce sono ancora ben evidenti, dove troviamo emergenze quali Palazzo Valadier, Palazzo Micinelli, la fontana dodecagonale nella piazza principale, Piazza De Andreis, e il Duomo dei Santi Giovanni ed Andrea, dove insiste la cappella gentilizia di Luciano Bonaparte. Solo storia, ma anche cultura, come ricordavo, ambiente,
siamo in una zona a vocazione anche termale, ma chiaramente l'agricoltura, l'olivo e la cultivar caninese la fanno da padrona. Molto è stato fatto in questi anni anche per promuovere e valorizzare l'asparago verde di Canino. È su queste basi che intendiamo raccogliere i frutti e provare a sviluppare una economia che riparte dalle origini, che riparte da zero in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, che è il periodo Covid-19. Molti gli sforzi fatti in passato per recuperare tutto ciò che è stato prodotto dai nostri padri, e molto si sta facendo anche in un periodo così delicato che tocca le famiglie, che tocca le istituzioni, che tocca soprattutto le associazioni, tutti coloro che sono in prima linea per combattere questa pandemia. Ma non ci scoraggiamo. Abbiamo investito molto sulla nostra città per ciò che riguarda lo sviluppo agricolo, ambientale e culturale. Ed è attraverso questa rete che intendiamo ripartire anche in un momento così complesso, dove anche le cose semplici diventano più complicate. Un'agricoltura di qualità, un ambiente che è sano, un buon cibo, la buona tavola, una dieta mediterranea che è alla base delle nostre caratteristiche e soprattutto delle nostre tradizioni, saranno gli elementi che porteranno a Canino il valore aggiunto, quella capacità che da sempre ha avuto e che ha combattuto per superare le avversità. È la sfida che ci troviamo davanti, ma è una sfida su cui la comunità intera vuole mettere a disposizione la propria capacità. E è da questa capacità che sicuramente partiranno e si otterranno i benefici e gli obiettivi che sono della collettività intera. Siamo all'interno dell'Aranciera, nella sede della Strada dell'Olio DOP Canino, un progetto che nasce con la legge regionale 21 del 2001, una fase di start-up che è stata finanziata dalla Regione Lazio e che ha visto l'implementazione di una vetrina degli oli. È una sede che ha in seno anche un'area per convegni e voleva essere ultimata anche con la possibilità di fare degustazioni attraverso una struttura fissa in questo luogo. Da questo punto di vista ci siamo inseriti con altri comuni. Il comune di Canino è il comune capofila, insieme però a Montalto, a Tuscagna, a Cellere, a Ischia, a Farnese, a Tessennano ed Arlena. Attraverso questa rete istituzionale siamo riusciti ad inserire delle aziende private, tra le quali l'Oleficio Sociale Cooperativo, la cooperativa olivicola,
frantoio Archibusacci dal 1888, il frantoio di Gentilucci e Papacchini e l'azienda Cerrosughero di Laura De Parri. Un percorso che voleva mantenere uno sviluppo del territorio, non solo promozione, tutela e valorizzazione di un ambito che è l'ambito dell'olio DOP canino, ma anche delle azioni che possano e debbono essere implementate per favorire la formazione, la qualità dei servizi nell'area di insistenza dell'olio DOP canino ed in particolare una diffusione delle buone pratiche che partono da questo territorio, dove la cultivar maggiore è la cultivar caninese, ma dove anche altre cultivar insistono in maniera minore, in percentuale minore, come previsto dal regolamento e disciplinare dell'olio DOP canino. Faremo un percorso, un viaggio attraverso queste aziende, verificheremo la qualità, la capacità, le strategie e gli obiettivi che loro si prefiggono per sostenere un'area che ha come capacità quella di richiamare il turista non solo per l'ambiente, il territorio e anche le bellezze naturali, ma anche e soprattutto per un olio di qualità. Intanto inizieremo questo viaggio attraverso le aziende che sono sul territorio di Canino e che attraverso l'olio DOP Canino promuovono e valorizzano il territorio e offrono la capacità di un'accoglienza, di una sensibilità verso il consumatore consapevole, che non apprezza soltanto alcune caratteristiche, ma che attraverso l'olio di qualità vuole avere la capacità di un consumo consapevole che guarda al benessere, alla salute e ad ogni elemento che può essere di beneficio alla persona e alla collettività. Titolare dell'azienda agricola Cerrosughero, che produce olio dal 2000. Questa è un'azienda che si estende per circa 20 ettari di oliveto e abbiamo un frantoio aziendale costruito nel 2010 e quindi seguiamo la filiera dalle piante fino alla distribuzione. Cerchiamo di fare un olio di alta qualità, e lavorando le olive entro 12 ore dalla raccolta, e la raccolta avviene tramite i nostri mezzi e puntiamo a fare una raccolta precoce in modo da avere un olio fresco, fruttato e insomma molto gradito ai nostri consumatori. E produciamo la DOP dal 1999, quindi dall'anno di commercializzazione della DOP, e abbiamo vinto nell'arco di questi anni moltissimi premi con numerosi riconoscimenti sia nazionali che internazionali. E la stagione di quest'anno è una stagione molto buona, diciamo, perché c'è una bella produzione e soprattutto un'ottima qualità, perché le olive sono perfettamente sane e ancora hanno, anche adesso che siamo a fine novembre, comunque raccogliamo olive ancora verdi che producono un olio di ottima qualità
che, come dico, insomma, i nostri clienti ci richiedono sia in Italia che anche all'estero. Abbiamo una buona quota di esportazione nei paesi, soprattutto in Norvegia, in Giappone e anche nel nord Europa. Ringraziamo Laura De Parri dell'azienda Cerro Sughero con un'immagine, un focus sulla selezione oro, un prodotto che arriva quest'anno per la prima volta attraverso una selezione dei panel interni all'azienda.